Grazie Presidente, buonasera a tutti. In realtà il consigliere Minniti e il consigliere Iaria mi hanno anticipato il consigliere sindaco per dire che in buona sostanza la vostra è un'interrogazione, oserei dire, superflua perché sarebbe bastato che voi informaste presso i nostri uffici, addirittura l'avete presentata il 21 di dicembre del 2016, siamo a febbraio del 2017, non avete pensato neanche di andare a vedere ma questi cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto. Avreste potuto anche ritirare queste interrogazioni tranquillamente. Sarebbe bastato informare, perché andare a scrivere i sottoscritti consiglieri comunali, firmatari della presenza, in assenza di iniziative in tal senso da parte dell'amministrazione, mi sembra che siete completamente fuori strada quando scrivete certe cose, perché noi, consiglieri di diritti, il 6 dicembre del 2016, con protocollo 21.109 dell'Agenzia del Demanio, abbiamo fatto richiesta di quello che è in buona sostanza l'unico, ce n'è qualcun altro a dire il vero, però l'unico bene demaniale per cui vale la pena fare la richiesta. Non l'abbiamo scelto noi, e viene dall'elenco, non l'abbiamo scelto noi, questo elenco che lei ci ha dato, che chiaramente è un elenco dove noi abbiamo dato mandato al nostro ufficio patrimonio di andare a valutare quali sono tutti i beni che, per cui vale la pena fare domanda e per cui, voglio dire, vale la pena intestarsi. Se andiamo a vedere, nella pagina numero 2 sono quasi tutti relitti fluviali, nella pagina numero 1 troviamo patrimonio indisponibile, una quota di fabbricato che probabilmente è col punto interrogativo, come una quota di garage che è col punto interrogativo, l'avete messo io, quindi questo sta a significare qualcosa, nel senso che comunque non può essere trasferito evidentemente. L'unico bene, assieme ad una porzione di terreno che valeva la pena, per cui valeva la pena fare domanda all'Agenzia del Demanio, allo stato attuale, era il fabbricato delle strutture. Questa è stata fatta circa 15 giorni prima della vostra interrogazione. Io, se volete, vi leggo la risposta che abbiamo dato per iscritto, molto breve, quindi posso leggervela, però insomma, la possiamo depositare, ora andiamo alla segretaria, appunto della legge. Con riferimento all'interrogazione di cui l'oggetto vi è presente, che questa amministrazione ha provveduto a fare richiesta all'Agenzia del Demanio come previsto al decreto di Verona, attraverso il portale dell'Agenzia del Demanio dei beni mobili e del Comune di Verona. E precisamente, con richiesta di visitare all'Agenzia del Demanio al protocollo 21.609 del 6 dicembre 2016, quindi 15 giorni prima della vostra interrogazione, consigliere Fitti. Chiaramente il mio non vuole essere un rimprovero nei vostri confronti, perché non ci permetterei mai. Però dico, se fate un'interrogazione, andate a informarvi, come dire, questo ufficio. Ma cosa stanno facendo questi signori? Cioè, prima di scrivere, ma non per qualcosa, perché poi evidentemente, voglio dire, al di là del fatto che poi magari perdiamo la mezz'ora, che può essere anche piacevole, una mezz'ora che potete accorgere, un'ora parlando, voglio dire, in maniera così astratta di cose per cui insomma, però dico, andate a informarvi prima di fare questo grosso. Il 6 dicembre 2016 è stata protocollata la richiesta per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'ex Comune. Il 31 dicembre 2016, con protocollo 23.502, è stata fatta la richiesta per acquisire al patrimonio comunale un terreno demaniale e del Comune. Quindi per quanto riguarda le aree presenti nel merito del patrimonio immobiliare, va bene,
trattandosi per lo più di relitti fluviali, non si è fatta alcuna richiesta. Il nostro ufficio ha ritenuto non fare alcuna richiesta per acquisire questi relitti fluviali. Questa ferma comunque la volontà di questa amministrazione di procedere ad ulteriori acquisizioni che possono essere di utilità pubblica qualora si rendessero disponibili con successive aperture del fatto. Questa è la risposta. Consegno. Rispetto a quello che è il percorso di legalità, di trasparenza
rispetto a quello che viene anche stabilito per legge. Noi quello che va pubblicato lo pubblichiamo tutto, quello che è il nostro lavoro, perché poi magari c'è chi sceglie di dire, c'è chi sceglie di fare, c'è chi sceglie di parlare, c'è chi sceglie di operare, noi probabilmente siamo impegnati ad operare, quindi abbiamo poco tempo per dare delle comunicazioni anche di una certa natura che potrebbero in qualche maniera anche farci acquisire un attimino in più di popolarità, però francamente, personalmente la cosa non è che mi interessa più di tanto, né a me e credo neanche a nessuno della nostra maggioranza. Noi siamo qui, lavoriamo e cerchiamo di fare compatibilmente con le risorse che ci sono, cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Poi il fatto di dare comunicazione o meno, di parlare o meno, insomma questo sì, probabilmente avendo più tempo disponibile si poteva anche fare, insomma, si può anche fare, però sicuramente non era un obbligo da parte nostra, insomma, consigliere. Sulla vostra soddisfazione più o meno, insomma, lascio a voi, insomma, ognuno decide cosa fare. L'interrogazione urgente era stata presentata anche questa il giorno 21 dicembre del 2016 e ha oggetto gruppo micologico militese, in particolare il furto di materiale dell'associazione presso i locali dell'ex mercato. Premesso che il gruppo micologico militese è una ONUS regolarmente associata a MP, Associazione Micologica Presala, nata già nell'anno 2003, precisamente il 24 febbraio, con il dichiarato obiettivo di perseguire, attraverso la condivisione degli interessi e delle conoscenze micologiche e botaniche in genere, la conservazione del patrimonio botanico, ma anche e soprattutto il più prezioso bene ambiente, ed è stato inoltre tra i tre gruppi di fare un più alto numero di iscritti. Sempre il gruppo micologico di difesa ha promosso, nell'arco della sua decennale operatività sul territorio, importanti iniziative di valore socio-culturale, tra cui ad esempio l'organizzazione di mostre micologiche, ma anche percorsi di approfondimento nelle scuole cittadine e corsi per il rilascio del tesserino per l'organizzazione della raccolta di punti. Alcuni dei tesserati del suddetto gruppo sono stati presi membri del direttivo della Confederazione Micologica Calabrese, organo che riunisce quasi tutti i gruppi micologici della regione Calabria. Grazie a loro, nonostante il cessato impegno di promozione e sviluppo del territorio, il comitato scientifico di questo gruppo regionale ha avuto una seduta proprio nella sede di Merito Porto Salvo, procurando al paese una concreta visibilità in ambito regionale. Considerato che proprio in virtù del notevole impegno profuso, della costante presenza sul territorio, dell'importante ruolo di promozione e tutela di valori di rilevantissima utilità sociale di cui la ONU si è fatta promotrice negli anni, con deliberazione di giunta comunale numero 227 del 10 novembre 2011 era stata concessa come sede principale una stanza dell'ex scuola elementare di Musa, utilizzata a luogo anche per la conservazione di tutto il materiale raccolto con grandi sacrifici nei lunghi anni di attività. Solo a titolo di esempio, punti, testi e gruppi scientifici prestigiosi sul tema, espositori, tavoli, sedie, frigoriferi, eccetera, eccetera. Con un nota protocollo 24.513 del 4 dicembre 2015, sottoscritta dal segretario generale dottoressa Palmisani, veniva richiesto al gruppo micologico meritese di liberare tempestivamente i locali in uso presso le suddette ex scuole elementari di Musa, al fine di rendere disponibile il plesso per uso temporale, viste le necessità contingenti, la cosiddetta emergenza scuola. A seguito del forzato rilascio dell'immobile, il personale del gruppo micologico, a proprie spese e con i mezzi messi a disposizione dagli associati, trasferiva sulla base delle indicazioni fornite all'ufficio tecnico tutto il materiale presso i locali dell'ex mercato coperto, riponendolo ordinatamente all'interno di un'unica stanza posta sotto chiave. Sia la stanza che la struttura del mercato coperto stavano comunque inaccessibili sia ai membri che ai responsabili del gruppo, che di fatto non ricevevano alcuna chiave. Visto che in data 21 ottobre 2016, in vista di un'altra delle importanti iniziative promosse dal gruppo sul territorio, una
mostra antropologica. In accordo e dalla presenza del personale dell'ufficio tecnico comunale, così come disposto dal primo cittadino, alcuni rappresentanti del gruppo si recavano presso il suddetto mercato coperto allo scopo di recuperare il materiale necessario all'organizzazione dell'imminente evento. In tale occasione si rilevava incredibilmente che tutto il materiale precedentemente depositato, che costituiva l'intero patrimonio del gruppo, come l'inventario del materiale allegato, era letteralmente sparito dal locale dove era stato riposto. Ne era stata accertata la presenza sino ad agosto del 2016 precedente. Non solo, la stanza era stata anche accuratamente ripulita. Il gruppo micologico milanese, comunicato in incredibile circostanza al sindaco e alcuni altri esponenti della giunta comunale, constatato che questi non fornivano alcuna verosimile delucidazione sull'accaduto, né adottavano alcun provvedimento ufficiale, nella persona del suo presidente, Bruno Tomasello, presentava presso la locale compagnia di stazione di carabinieri formale denuncia, allegata anche alla presente interrogazione, contro il nome. Questo veniva data 28 ottobre 2016, denuncia per il furto di tutti i beni di cui ha inventato appunto arrivata la denuncia stessa. Osservato che nessun segno di infrazione è stato rilevato sui punti di accesso ai locali dell'ex mercato coperto, i sottoscritti consiglieri comunali, almeno di Nica e Ferriero Ieria, si chiedono il sindaco per sapere come sia potuto accadere che all'interno di un locale di proprietà comunale, il cui accesso è evidentemente consentito e limitato soltanto al personale della dipendenza dell'amministrazione, sia letteralmente scomparso un così ingente quantitativo di materiale. Si parla di circa di 2 camion carichi, senza che nessuno dell'amministrazione ne abbia contezza. Non può non rilevarsi che, come sopra evidenziato, l'accesso alla struttura del mercato coperto, e tanto più alla stanza che era stata destinata a custodire il patrimonio materiale del gruppo, era consentito solo ed esclusivamente ai dipendenti comunali da fini, essendo il suddetto stabile sotto esclusiva gestione comunale. Com'è possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Chi ha avuto accesso alla struttura? Chi ha prelevato il materiale probabilmente depositato, violando palesemente gli obblighi di custodia che incombono sull'amministrazione? Vista l'assenza di scasso, non può tacersi che lo svuotamento sia avvenuto aprendo la porta con gli altri. Che lo stesso sindaco, questo e altri immobili comuniali, almeno così si dice, aveva fatto sostituire appositamente all'inizio del suo mandato. Chiediamo ancora qual è il grado di sicurezza delle strutture comunali in genere e dei beni, ivi contenuti, se il sistema da lei implementato è soltanto così evidentemente fallace, e quindi quali misure si intendono adottare per evitare di prendere sensibili e preziosi episodi. Cosa ha fatto l'amministrazione per risalire a quanto realmente è successo, per tutelarsi, per scusarsi con il gruppo micologico del test ed eventualmente alleviare il gravissimo danno subito? Chiediamo ancora se è stata tempestivamente attivata la procedura prevista per l'apertura del sito con l'assicurazione sottoscritta dall'ente per la copertura dei danni sugli immobili di proprietà comunale. Infine, chiediamo quando verranno restituite le chiavi per l'accesso alla sede del gruppo micologico Benedetto, assegnata presso la ex scuola elementare di Lusa, e quindi l'uso della stanza lasciata solo su richiesta dell'amministrazione in modo temporaneo, ormai oltre un anno fa, e che ancora non sono state riconsegnate. Dunque, consigliere Pieghi e consigliere Gaglia, sicuramente questa interrogazione è più interessante rispetto a quella di prima, perché quella di prima in buona sostanza era un'interrogazione superflua, visto che il lavoro era già stato fatto. Questa invece è un'interrogazione che parla di un fatto grave, deprecabile, un fatto che va condannato sicuramente. Ma va condannato, consigliere Minniti, senza alcun tipo di dilazione. Va condannato, consigliere Minniti, senza alcun tipo di presunzione su quanto accaduto. Va condannato senza avere o far trapelare un convincimento che probabilmente è completamente fuorviante rispetto alla realtà o rispetto ai fatti accaduti. Poi non vi potete permettere, consigliere Minniti, le chiedo scusa, ma non vi potete permettere di scrivere certe cose. Non vi potete permettere perché voi non sapete i fatti. Voi non siete, no, voi potete limitarvi a chiedere, a fare delle interrogazioni sui fatti, ma non entrare nello specifico, dalle parole che voi avete scritto. Le chiedo scusa, consigliere Minniti, ma questo lo dico
con tutta la serenità possibile. Perché, consigliere Minniti, quando voi scrivete, prendo chiaramente dei passaggi, l'accesso alla struttura del mercato coperto e tanto più alla stanza che era destinata a custodire il patrimonio materiale del gruppo, era consentito solo ed esclusivamente ai dipendenti comunali o affini, essendo il soggetto stabile sotto esclusiva gestione comunale, com'è possibile che nessuno si sia accorto di nulla? E già qua voi malignate che comunque la cosa possa essere partita dall'interno consigliere Minniti. Le indagini le lasci fare a chi le sa fare. Noi abbiamo la totale fiducia nell'arma dei carabinieri, nella sezione di Mento Portosalvo, in particolar modo, quindi le indagini le lasci fare a chi le deve fare. Voi non potete fare delle indagini, voi non potete scrivere chi ha avuto accesso alla struttura, chi ha prelevato tutto il materiale regolarmente depositato, violando palesemente gli obblighi di custodia che incombono sull'amministrazione. Cioè voi come vi permettete a scrivere o a supporre che comunque il furto possa essere opera di un dipendente comunale? Voi avete scritto, consigliere Galia, è lingua italiana consigliere Galia, voi fate una domanda, oserei dire, voglio dire, alla quale io non posso dare una risposta, la risposta la deve dare chi è preposto a fare le indagini, non io. Vorrei avere la vostra convinzione, invece io sono sempre pieno di dubbi, non so il perché. Che c'è stata? No, io sto dicendo che è mancato il materiale, sono cose diverse. No, io sto dicendo che lei, se non sa neanche dove è la stanza, non può. La stanza è sotto, la stanza può essere accessibile anche da dentro, da sopra. Quindi quello che è successo, quello che non è successo, non sono io a poterlo stabilire o a doverlo stabilire. Questo deve essere l'organo preposto. Io comunque, per dovere chiaramente di chiarezza anche rispetto a chi ci ascolta e a chi non sa come stanno le cose, vi leggo a questo punto la risposta che vi abbiamo dato, poi magari possiamo anche proseguire nella discussione se vuole, però intanto per far chiarire un attimino quello che è avvenuto rispetto a questo, torno a ripetere, il crescioso e grave fatto, che sicuramente non rende onore non a me, non all'amministrazione, ma a me, però purtroppo sappiamo di persone che stanno che rubano gli appartamenti, eccetera, eccetera. Questo sicuramente è una situazione. Ma questo l'ha stabilito lei, signor Presidente. Ma questo lo ha stabilito lei. Con quale condizione lei stabilisce che siano entrati con le chiavi e che non abbiano potuto aprire con una forchetta o con un qualsiasi altra cosa la serratura? Ma voglio dire, una serratura si può. Io non sono esperto di queste cose chiaramente, però so che aprono anche le casseforti, quindi insomma le casseforti riescono ad aprire, figuriamoci una porta che non è utilizzata come una chiavatura normale. Quindi questa presunzione, questa convinzione che il fatto sia avvenuto e che sia stato commesso da qualcuno con le chiavi, da cosa le viene poi? Mi faccia capire, perché poi altrimenti insomma non riusciamo a discutere, no? Però vorrei leggere un attimino quello che è la nostra risposta, torno a ripetere, per far capire a tutti di cosa stiamo parlando. Premesso che le precedenti amministrazioni comunali avevano assegnato all'associazione gruppo micologico meritese dei locali di proprietà comunale ubicati in centrale a Musa, precedentemente agli edifici scolastici,
Nell'anno 2015, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale numero 67 del 15 ottobre 2015, avente ad oggetto atto di indirizzo per la revoca di tutte le concessioni rilasciate sull'immobile di proprietà comunale e già adibito a scuola in località Musa, il segretario comunale protetto, con nota protocollo numero 24513 del 4/11/2015, ha comunicato che il presidente del gruppo micologico melichese, dottor Tomasello Bruno, di liberare entro il giorno successivo i locali di via Musa, atteso che vi era la necessità da parte dell'ente comunale di effettuare nei predetti locali dei lavori urgenti di manutenzione per la successiva consegna degli stessi al dirigente scolastico della scuola elementare di Mario Megano. Quindi abbiamo detto al gruppo di coloro, dovete uscire da qui perché dobbiamo fare tre lavori in altro suolo e dobbiamo trasferire dei ragazzi. Dopo reiterate e insistenti richieste da parte dell'associazione del gruppo di coloro, meritese, nell'attesa di trovare una sede alternativa, quindi hanno dovuto togliere questi mobili, sono venuti qua da noi, e più volte, per alleviare il disagio, l'amministrazione comunale, per il tramite del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ha concesso a carattere di temporaneità, per le vie brevi, senza alcun onere di responsabilità e custodia, una stanza all'ex mercato coperto al fine di depositare temporaneamente il materiale dell'associazione. Questi sono i fatti, consiglieri Uniti, poi lei può pensare quello che vuole. Si precisa che tale materiale depositato all'interno dei locali comunali dell'ex mercato coperto, concessi gratuitamente, avrebbe dovuto essere spostato da parte dell'associazione gruppo tipologico in tempi previsti. Il materiale dell'associazione, per il quale non è stato sottoscritto alcun verbale di inventario, né di custodia da parte di questa amministrazione, a dispetto degli accordi verbali intercorsi, nei quali era emerso che tale locale veniva concesso solo per qualche giorno, è rimasto depositato gratuitamente per 2 mesi presso la stanza, nelle ore che l'associazione trovasse dei locali dove esercitare le proprie attività associative. Ok? Ci siamo? Infatti, a distanza di quasi un anno, l'associazione, in data 22 ottobre 2016, richiedeva agli uffici comunali di poter recuperare il predetto materiale visto di una mostra di volo. In tale circostanza, purtroppo, si poteva accertare che il materiale della protezione non era più presente nella stanza dove era stato temporaneamente depositato. Per l'accaduto, che certamente è da considerarsi un fatto grave e deprecabile, consigliere, non può essere imputata a questa amministrazione alcun tipo di responsabilità, considerato che nessun onere di custodia è stato mai assunto. In ogni caso, subito dopo essere stata notiziata dell'accaduto, questa amministrazione, limitatamente ai poteri di cui dispone per questo tipo di accadimenti, ha immediatamente avviato un'indagine interna per cercare di capire cosa possa essere successo, tant'è che è stato investito del problema il corpo di polizia municipale. Sicuramente, anche se scema da qualsiasi responsabilità oggettiva, sarà compito di questa amministrazione fare luce sulla grave vicenda in esame, evidenziando però che vi sono già delle indagini in corso in merito al furto di tale materiale da parte della stazione dei carabinieri di Reggio Portosalvo, nei quali riponiamo la piena fiducia e diamo la più ampia collaborazione. Questa è la risposta che il quadro di riferimento rispetto a come sono andate le cose.
non mi sento un giudice, non mi sento un investigatore, non mi sento un poliziotto, non mi sento un investigatore privato, faccio l'amministratore io come i miei colleghi. Abbiamo fatto delle indagini nostre interne generatamente per capire se questo materiale è stato disposto da qualcuno degli uffici, un cambiamento eccetera eccetera, che è stato spostato. Nessuno ha detto di aver mai toccato questo materiale che era stato depositato in questa stanza. Il resto, cari consiglieri, lasciamo fare a chi di competenza. Quello che è successo dovrà venire fuori, se verrà fuori. Sicuramente non è compito mio né giudicare, né stabilire chi sono le responsabilità in merito al furto, comunque all'assenza, diciamo così, di questo materiale che era stato depositato in questa stanza. Assessore De Vito, lei certo più che vuole arrampicarsi sugli specchi, ma la cosa che viene, anzi, mi direi, ma non è cosa sua arrampicarsi, non ci provo neanche più, non è cosa di me. Io, tra l'altro, mi dispiace dover annotare, definire superfluo delle interrogazioni, che per loro definizione, la parola interrogazione è autoesplicativa, significa che stiamo chiedendo delle informazioni che evidentemente non abbiamo. Dovrebbero invece suscitare dell'interesse, quindi non diventare superfluo, per il suo fatto che è l'occasione di chiedere. Evidentemente così non sono presi, ma non è una io non trovo che ci sia alcuna relazione all'interno della nostra interrogazione. Noi abbiamo semplicemente detto fatti, che tra l'altro sono stati riportati da chi ha vissuto direttamente la vicenda. Se poi è un'illazione dire che l'accesso agli edifici comunali è consentito solo a chi ne ha le chiavi, e immagino che le chiavi le abbia solo chi fa parte dell'amministrazione comunale, allora è un'illazione. Allora, consideriamo un'illazione anche questa. D'altra parte mi preoccupa il fatto che lei continua a dire che non ha nessun obbligo di custodia rispetto alle cose che sono presenti negli uffici comunali. Onestamente io ritengo che sia questa una dichiarazione abbastanza grave, e se lei avesse letto l'interrogazione, ho l'impressione che anche questa volta o ha letto soltanto i giornali o se ne è fatto raccontare cosa c'è scritto nell'interrogazione, perché non ha risposto a nessuna delle nostre domande, lei avrebbe potuto notare che noi, proprio in virtù di quanto è successo al gruppo ecologico meritese, ci siamo domandati, ritengo anche coerentemente, cosa ne può essere di tutti i dati meri costituiti, di questo dire nei edifici comunali. Lei sta dicendo che molto probabilmente, visto che scarso non c'è stato, e che nessuno di altri chiari ha operato questo spostamento, che ripeto non è una cosa semplice da attuare, perché si parla di due cavi di materiale, è riuscito non solo ad aprire le porte senza chiave e senza lasciare segno di effrazione, è riuscito a portare via due cavi di materiale senza che nessuno se ne accorgesse, sempre dall'edificio comunale. Quindi ritengo che ci siano volute delle ore per fare un lavoro di questo genere. Ma non solo, prima di andarsene è stato talmente garbato da richiudere la porta, perché giustamente lì trattasi di persone educate che dopo che ha aperto con il greco, che diceva l'assessore, poi ha richiuso la porta, perché evidentemente non erano abbastanza stanchi per aver trasportato due carri di materiale. In più mi dà anche altri elementi nella sua risposta. Intanto non ho avvisato da nessuna parte, io ho letto la richiesta del segretario comunale quello che lei dice, cioè che i locali dovevano essere lasciati definitivamente. Da nessuna parte c'è scritto nella lettera del segretario comunale che i locali dovevano essere lasciati definitivamente, per cui non avendo neanche letto la mia interrogazione non mi ha detto quando verranno restituite le chiavi, perché ritengo se c'è stata una delibera che ha assegnato quel sito all'associazione, quantomeno ci dovrebbe essere un atto di pari valore che lo revoco. Invece nella lettera del segretario comunale si parla di uno spostamento temporaneo. Ma mi pare di capire dagli accordi che evidentemente avete preso verbalmente, sì, mi pare di capire che gli accordi presi verbalmente
Lei ha ribadito, io non c'ero, ma a questo punto, diciamo, prendo per buone le sue parole, fu una smentita. L'accordo era per un spostamento temporale, e che questa cosa, per come lei l'ha rimarcata, quasi le dava fastidio, perché in effetti dopo un anno ancora erano le cose, perché lei ha detto che era per pochi giorni e nonostante diversi sollecito ancora erano lì, quindi quasi dava fastidio. Io non condivido totalmente ciò che lei dice sull'obbligo di scuola. Se io, tanto andiamo al fatto che il Comune di Vento non ha 6.000 edifici e non ha 25.000 dipendenti come il Comune di Roma. I loro sono quelli, e ritengo che un'amministrazione abbia il dovere di implementare un sistema per cui qualunque cosa sia costruita o di un'associazione o di proprietà del Comune debba diciamo, essere costruita in modo opportuno. Non esiste che non ci sia l'obbligo di costruire, mi pare che il codice civile dica qualcosa. Non vorrei invadere campi che non sono miei, ma mi pare che poi ci dice qualcosa in questo senso. Pertanto non solo non ci riteniamo soddisfatti della risposta che lei ha dato, ma la invito, prima di rispondere, a farsi portavoce della maggioranza nella risposta che forma alle nostre interrogazioni, che evidentemente continua a non rispondere a nessuna delle domande, a non considerarle superflue, perché da parte dell'amministrazione l'interrogazione deve essere colta come un'opportunità di spiegare e di dare le informazioni, cosa che lei non ha fatto. Pertanto, visto che mancano molti e gravi dubbi su quello che lei ci ha raccontato e innanzi alla sua risposta l'ha fornito ulteriormente, ritengo che la cosa debba sia diciamo, meritevole di ulteriori approfondimenti. Prego, assessore, brevemente, perché insomma. Evidentemente il consigliere Minniti, mentre io leggevo la risposta, lei usava mente di arrampico sugli specchi, un'immagine inquietante, tenga conto che io ho quasi 100.000, anzi per non dire 100.000, arrampicarmi sugli specchi per me diventa assai complicato. E allora io leggevo nella risposta che ho dato, a seguito di deliberazione della giunta comunale numero 67 del 15 ottobre è depositato in segreteria per guardare la vicina. Andiamo avanti. La comunale non c'è il testo, ci dica se deve essere lasciato in via definitiva. La cosa ci dica. Non abbiamo revocato. Sì, ma abbiamo revocato. Non è stato detto definitivamente. Non è stato detto definitivamente. Non è stato dato neanche una scadenza. Mi sembra. Si è accettato una risposta. Dico, no? Sì. Poi. Ma l'ha votata lì, c'è scritto definitivamente. Mi vuole fare una prova di memoria che a questa età probabilmente non ho, anche perché insomma trattandosi del 15 ottobre del 2015, se vuole essere così gentile da aspettare vado in segreteria, prendo la libertà e se la leggo, però attaccarsi sul tempo se c'è scritto non c'è scritto la mia. Quello che invece c'è scritto consigliere Finito e chi ora glielo leggo perché forse lei è non può tacersi. Attenzione, non può tacersi che lo svuotamento sia avvenuto aprendo la porta con le chiavi. Questa secondo lei, consigliere Minniti, è o non è un'illazione rispetto all'onestà dei dipendenti comunali? Oh, cioè lei mi deve spiegare, consigliere Minniti, perché io o è lingua italiana o non è lingua italiana. Lei ha scritto, consigliere Ministro, non può tacersi che lo svuotamento sia avvenuto aprendo la porta con le chiavi. Dove dice, prima dice che le chiavi sono giustamente nella disponibilità dell'amministrazione comunale, in particolar modo dei dipendenti comunali. Però lei, affermando questo, apprende una posizione netta rispetto a quanto accaduto, accusando probabilmente io. La mano sul fuoco mi sento di me, di Arrani, da un certo punto di vista, perché conosco tutti i nostri dipendenti. Va bene. E mi sento anche di dire che sono tutte persone oneste e rispettabili. E lei non può permettersi di accusare nessuno, consigliere mio. Io a questo mi riferisco al fatto che la vostra convinzione e la vostra presunzione rispetto alla verità dei fatti
è assolutamente fuorviante probabilmente rispetto all'accaduto. Lei non può scrivere, non potete scrivere queste cose, consigliere Minniti. Voi non potete accusare, qui state accusando qualcuno, probabilmente, dico probabilmente perché io non conosco le situazioni, quello che è successo, chi è andato a rubare o chi ha svuotato quel magazzino. Ripeto, non sono un agente di polizia, non sono un carabiniere, sono un amministratore, voglio dire, che cerca di fare il suo proprio meglio, e ha fiducia incondizionata nei dipendenti di questo comune, ha fiducia incondizionata negli operai di questo comune, perché altrimenti, voglio dire, non si può amministrare, va bene anche, e perché ritengo, conoscendoli personalmente, che siano tutti, e dico tutti, delle persone per bene, onesti lavoratori. Poi quello che è successo è chiaro che dobbiamo lasciarlo, non lo so, da parte nostra abbiamo avviato un'indagine, abbiamo chiesto limitatamente ai poteri che abbiamo rispetto a queste situazioni se qualcuno ha spostato questo materiale. Nessuno ha detto di averlo spostato, nessuno ha dato, dai confini non è partito nessun tipo di... Sì, sì, scrivo, chiudo, ma era solo per precisare questa cosa, insomma, poi, insomma, nel resto credo di aver più complicato tutto, grazie. Un secondo, se l'assessore De Pietro accusa me, noi, di aver dato delle certezze, e lui mi sta dando del dato, cioè ha dato, visto che conta da quello che noi abbiamo scritto, per certo che invece c'è stato no, un po' scasso. No, siete per quello una mano. Io non ho dato per certo nulla, io non ho nessuna. Io non ho dato la lingua italiana, è lingua italiana, lei non la vostra. La logica è logica. Se lei dice io ho mancato, non scrive, io ho contestato il suo modo presuntuoso di scrivere le cose. 10 secondi, volevo concludere dicendo che se il professor Di Pietro contesta quanto io ho scritto, evidentemente conosce una realtà diversa. È esattamente la stessa cosa che ho fatto. Io credo che comunque si può, cioè siamo tutti contrari al fatto che è successa questa cosa. L'assessore ha dato le risposte in merito, ma qui non possiamo risolvere il problema. Cioè, non è proprio. No, cioè, c'è anche una delettiva, non è che se sì, sì. Magari se si potesse tutto. Ma c'è anche una delettiva che ha detto una cosa, io rispondo dicendo che se riesce a computare quanto avete scritto, cioè che non è stata aperta la gara, esattamente sta dicendo questo, perché non ci sono. No. La terza strada non una non esclude l'altra, consigliere Minniti. Io ho detto di non avere nessun tipo di convinzione sul fatto. Che può essere qualsiasi cosa, perché non sono in grado di stare. Quello che so per certo è che non mi sento nella più totale onestà intellettuale di accusare nessuno, né io mi sento di farlo, né lei dovrebbe farlo. Rispetto a noi siamo costantemente superato anche ad altre l'ora e mezza della parte preliminare, insomma, del Consiglio Comunale. Quindi questa parte la consideriamo prima. In realtà non è possibile, perché un secondo c'è già la parte di chiusura e conti di chiusura di questa cosa. Su questa interrogazione, vorrei dire una cosa.
Ma a parte il fatto che comunque come punto numero 6 noi prenderemo proprio su questa interrogazione che avete comunque allegato in questo ordine del giorno, e, in realtà oggi è presente in aula, ora se ne è spostata, l'architetto Livide Valentina, che fa parte del gruppo progettuale appunto del PSA. Quindi purtroppo non ho avuto la presenza di denominare la struttura aperta. Quindi se per voi non è un problema mettere in voto il suo intervento in caso abbiate delle domande specifiche, possiamo fare così, altrimenti semplicemente sospendiamo il consiglio nel momento in cui deve intervenire, ecco, perché sicuramente ci sarà qualche domanda precisa e come tecnico e come esperto saprà sicuramente dare delle risposte precise, potremo sospendere il consiglio e farlo intervenire. Votiamo per l'ingresso. Chi vota a favore? All'unanimità. Se ne può intervenire, la ringraziamo anche per la presenza qui, per aver accettato di partecipare insomma, a questo consiglio comunale. Possiamo, se è un caso di interrogazione, passare direttamente al punto. Magari si può fare nel momento in cui si parlerà del punto stesso, appunto, se avete qualche domanda specifica appunto dell'interrogazione, magari la farete. Le domande vostre vanno appunto anche una volta che si tratta l'argomento, proprio per essere stato del consiglio. Apposta dico, in realtà posso essere benissimo a portare. Ok, ci sono impegno a rispondere alle domande vostre dell'interrogazione. Perché comunque i tempi della parte preliminare sono abbastanza superati, quindi io direi di passare oltre l'interrogazione. Le domande che avete posto nell'interrogazione comunque quando si discute chiaramente durante la trattazione del punto all'ordine del giorno, per cui Presidente, se loro non la ritirano si rimanda al consiglio successivo, perché sono passati, credo che è passata un'ora e mezza, quindi se loro non la ritirano, non la modificano, poi ognuno nel proprio intervento, è una questione di buon senso, se visto che l'argomento stiamo parlando di un'interrogazione sul piano strutturale e dell'approvazione del piano strutturale, quindi credo che nella sostanza cambi poco, ognuno durante l'intervento è solo il fatto di non rinviare al consiglio successivo, buonsenso imporrebbe il ritiro, se poi la lo ritirate io propongo che venga spostato al prossimo consiglio interpellante. Presidente. Anche per la nostra rispetto perché aspetta pure che interveniamo insomma la parte preliminare. Se poi non la ritirate la mettiamo al prossimo consiglio, la rinviamo al prossimo consiglio, come dicevo stasera. Deve essere così inviata la consulta alla regione.
Poi se fanno una domanda con questi cori che rispondono a tutti. Regionale numero 19 del 2002, i comuni diventano proprio usato la parola.